Buongiorno, grazie per la vostra partecipazione a questo incontro, la Cina tra scienza, tecnologia e storia, che è curato dal China Center del nostro Ateneo. Io sono Michele Bonino, insegno architettura qui al Politecnico e in questi anni sono delegato del rettore per i rapporti con i paesi asiatici. Come sapete l'incontro sarà in inglese, i nostri ospiti sono in Cina, si sono trovati tutti a Pechino, ci collegheremo, siamo già collegati con loro, quindi passo in inglese e fra breve li introdurrò. So, very warm thank to our... Grazie mille per i nostri ospiti, per anche essersi riuniti alla Tsinghua University, siete a Pechino, buonasera. Oggi con loro avremo una breve discussione, ma prima di presentarli vorrei dire alcune parole sul China Center del Politecnico di Torino, che è stato creato 4 anni fa quando l'università ha capito che c'è una grande comunità di studenti cinesi, circa 1000 al momento. Abbiamo anche una grande comunità di alumni, quindi studenti già laureati, circa 2500. E nel corso degli anni ci sono state sempre più relazioni strette con università, società e organizzazioni cinesi, ecco perché abbiamo deciso di creare questo centro che non è soltanto non si occupa soltanto di gestire queste relazioni, ma cerca anche di riuscire a familiarizzarsi di più con il contesto cinese e quindi avvicinarsi a questo paese che è ormai quasi, che è praticamente un continente, con una cultura davvero diversa dalla nostra. Quindi Biennale Tecnologia, anche nelle edizioni precedenti, ha cercato di organizzare incontri come questi, quindi delle discussioni per riuscire a rafforzare i ponti tra i nostri due paesi, l'Italia e la Cina. Quindi con questo spirito ricordo esattamente un anno fa che abbiamo deciso di creare questo evento quando Alberto Bardi, che al tempo era ancora in Italia, prima di andare in Cina come professore all'Università di Tsinghua, è venuto a visitarci per la prima volta e poi abbiamo deciso di creare un evento proprio qua alla Biennale dedicato alla storia della scienza e della tecnologia in Cina, per riuscire ad avere una prospettiva diversa che non è quella dell'Occidente, che non sia eurocentrica, ma che in realtà cerchi anche di ottenere la prospettiva cinese per capire appunto quali sono i fenomeni interessanti di cui parleremo oggi. Adesso lascerò quindi la parola ai nostri ospiti e dopo la loro discussione avremo circa 10-15 minuti per poter fare domande e commenti. È per me quindi un piacere presentare i nostri ospiti, il professor Sun Xiaoshun, professore all'Università dell'Accademia Cinese delle Scienze, è stato presidente della Commissione di Storia dell'Astronomia per l'Unione Astronomica Internazionale ed è inoltre presidente della Società Cinese per la Storia delle Scienze e della Tecnologia. Benvenuto alla nostra biennale. Poi alla sua destra abbiamo John Alekna, professore all'Università di Pechino nel Dipartimento di Storia delle Scienze, Tecnologia e Medicina. Ha studiato in precedenza all'Università di Princeton negli Stati Uniti e poi abbiamo a destra, ho già menzionato Alberto Bardi, professore all'Università di Tsinghua dove insegna sia storia della scienza e della tecnologia e anche lingue classiche tra cui greco antico a studenti cinesi e proprio su questo avrò una domanda per lei più tardi. Vi lascio adesso la parola. Lascio la parola ad Alberto che si occuperà della moderazione. Queste tre università di cui fanno parte i nostri ospiti sono gli istituti più importanti a livello accademico in Cina, quindi è per noi un onore averli con noi. Quindi grazie Alberto, adesso ha la parola.
Grazie mille Michele per questa introduzione. È per me un piacere poter parlare qua da Pechino, ad avere questi ospiti qua con me. Ma in quanto accademico italiano sono davvero lieto del fatto che in realtà sto parlando a un pubblico nella mia madrepatria. Ricordo di aver studiato a Torino e se parlo della Cina immediatamente mi viene in mente Marco Polo, che è stato il primo collegamento tra l'Italia e la Cina. E parlare di scienza, tecnologia, storia in generale in Cina in realtà significa guardare anche alla complessità della comunicazione, della storia. Quindi, John, tu ti sei occupato delle telecomunicazioni in Cina nel XX secolo, quindi ci potresti dire qualcosa di più come dovremmo approcciarsi alla tecnologia, alla scienza? Ricordo, tu mi hai detto tempo fa, di aver che esiste una frase che descrive scienze e tecnologia in una parola di due caratteri. Sì, grazie mille, per me è un piacere essere con voi a Torino, anche se online, grazie alla Biennale per averci qua con voi. Credo che sia davvero importante cominciare con la definizione. Appunto, come menzionato in cinese, esiste un termine di due caratteri che si chiama klesi, che significa sia scienza che tecnologia, o comunque una sorta di tecnoscienza. E si utilizzano quindi due tipi. Si pensa che scienza e tecnologia possano essere diversi, però in realtà in cinese rappresentano lo stesso termine. Quindi questo perché è così importante? Magari potrebbe non sembrarlo così tanto, ma in realtà ci dimostra che la Cina ha un suo modo di pensare relativo ai problemi della scienza e della tecnologia. Gran parte di tutto questo è stato derivato dalla tradizione occidentale, ma gran parte invece deriva anche dall'esperienza cinese e dagli incontri con l'imperialismo del XIX secolo, le relazioni con il Giappone del XX secolo, sia pacifiche che a livello di guerra, quindi tutte le relazioni che poi si sono sviluppate dopo il 1949. Tutto questo ha avuto un ruolo davvero importante nell'evoluzione appunto dell'idea della scienza e della tecnologia in Cina. E anche il termine per scienza in realtà deriva da un termine giapponese della fine del XIX secolo. Quindi tutto questo in un certo senso ci porta a una conclusione più ampia, ovvero guardando al modo in cui la lingua e le idee sono organizzate in una cultura diversa come appunto quella cinese, e il modo in cui la storia può in un certo senso dare una forma al pensiero. È come se ci fosse l'idea che esiste soltanto un modo in cui, ad esempio, la politica, la tecnologia e la società possono interagire le une con le altre. Come menzionato nell'introduzione, anche la mia ricerca arriva a questa conclusione, ovvero il modo in cui la tecnologia, la politica e la società interagiscono possono essere in realtà ben diverse in culture diverse e in momenti storici diversi. È appunto la mia ricerca a che fare con la comunicazione e le tecnologie di comunicazione, in particolare la radio. Una delle cose interessanti che ho scoperto è che la comunicazione di massa in Cina
È definita dal fatto che la maggior parte delle persone riescono ad ottenere informazioni, notizie regolarmente. Questa cosa però ha cominciato a succedere molto più tardi rispetto all'Europa. Questo in parte a causa delle infrastrutture di comunicazioni più limitate, che hanno inoltre impedito lo sviluppo dei giornali. Questo è completamente diverso dalla storia dei mass media in Europa, quando nel XIX secolo c'è stata davvero un'esplosione di mass media a basso costo, e quindi c'è stata poi la rivoluzione borghese che ha poi permesso di consolidare gli stati-nazione in elementi politici. Ma la creazione dello Stato-nazione non deve per forza avvenire in questo modo. Questo è stato qualcosa tipico dell'Europa, che invece non è successo in Cina. In realtà ci sono molti modi, appunto, di riuscire a creare o ricreare le società. Quando guardiamo appunto alla scienza, alla tecnologia, al vocabolario utilizzato e all'esperienza al di fuori della nostra cultura, della nostra tradizione, possiamo osservare che cose che possono sembrare in realtà ben solide, in realtà possono cambiare e dipendono appunto dal momento storico. E questo credo sia il valore più importante che possiamo appunto derivare dallo studio della scienza e della tecnologia in Cina. Grazie, John. Penso che questo sia utile, ci dia un po' di una sorta di coordinata intellettuale per farci proseguire con la nostra conversazione. Quindi, visto questa immagine, questa panoramica intellettuale, cominciamo a parlare in realtà della storia dell'astronomia. Professor Sichuan, questo è uno dei suoi settori di ricerca. È stato uno dei primi campi in cui studiosi cinesi e europei hanno cominciato a interagire. Penso ad esempio a un altro personaggio italiano, Ricci, e l'astronomia sia nel mondo occidentale che in Cina si è in un certo senso sviluppata più verso una sorta di scienza matematica, ma questa cosa è stata vera in entrambi i paesi. Ci potrebbe dire qualcosa di più? Sì, prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori, Alberto, per avermi invitato a questo evento. Se non fosse per la situazione del Covid, mi sarebbe davvero piaciuto andare a Torino per parlare di persone. Ma ha menzionato una delle cose più importanti a livello di scienza e tecnologia, è sicuramente l'astronomia. Anche John ha appena parlato dell'aspetto della comunicazione. In Cina l'astronomia anche ha avuto un po' questa funzione, ovvero di comunicazione. Gli astronomi, in un certo senso, erano quasi dei mediatori tra il mondo del cielo e il mondo invece terrestre, quindi come si muovono i pianeti e come tutto questo possa avere un'influenza sulle azioni delle persone. Ecco perché l'astronomia era così importante. E poi è anche stata importante per creare i calendari, quindi quando fare le cose e come. Anche questo è stato molto importante per la società agricola, perché gli agricoltori avevano bisogno di sapere quando, ad esempio, seminare, quando raccogliere. E poi anche per i governanti, gli imperatori, perché questo calendario era praticamente diventato una sorta di legge che permetteva di fare le cose. Se si aveva questo calendario, era come se si avesse una sorta di mandato dal cielo, si aveva l'autorità di poter governare e quindi essere a capo dell'impero. Ecco perché è stata particolarmente importante l'astronomia in quanto branchia della scienza.
E poi quando ci si occupa di astronomia bisogna osservare i fenomeni celesti, sole, la luna e le congiunzioni tra i pianeti, che da cui poi derivano tutta una serie di fenomeni, le comete, le meteore, oppure anche le eclissi. Sì, ho già menzionato le comete, o addirittura le supernova, che in cinese sono come delle stelle ospiti, guest star, un po' come nei programmi televisivi, perché appunto è qualcosa di particolare. E i cinesi hanno fatto delle osservazioni davvero meticolose per riuscire a capire appunto quello che succedeva. E per i cinesi inoltre quello che succedeva in cielo era anche un segno di quello che poi poteva succedere sulla terra. Ovviamente quando si vuole poi creare un calendario bisogna avere sì un'astronomia matematica, bisogna fare delle misurazioni, e per le misurazioni servono degli strumenti. Abbiamo diversi tipi di strumenti, abbiamo ad esempio quello che ci permette di vedere il sole, quindi che ora è, come la meridiana, oppure ci può far capire in che tipo di stagione siamo. Poi ci sono altri strumenti che ci fanno capire dov'è ad esempio l'equatore, dove sono i vari meridiani. Tutto questo è stato possibile grazie alla cosmologia, perché è riuscita a imitare come in un certo senso si muovono tutti i corpi celesti. Noi abbiamo un universo enorme, però utilizzando dei vari strumenti riusciamo appunto a capire come il tutto è allineato e fare queste misurazioni. E penso che con questo tipo di strumenti la tecnologia è stata davvero importante, e fosse a un livello molto avanzato, anche quando credo fosse l'undicesimo secolo, i cinesi avevano già creato una sorta di osservatorio automatico che riusciva a tracciare il movimento delle stelle utilizzando una sorta di campanile. E c'era un orologio che funzionava grazie a un flusso d'acqua, e quindi si riusciva appunto a guidare quello che era una sorta di telescopio, e si poteva quindi dimostrare quali erano i movimenti dei corpi celesti. E poi siamo riusciti anche a vedere altre cose proprio grazie a queste specie di campanili, come se fosse il Big Ben a Londra, quindi prima del telescopio, che sappiamo è stato creato grazie a Galileo Galilei. E prima del telescopio in Cina c'era già una tecnologia molto avanzata nella appunto produzione di strumenti di misurazione. Quando i cinesi hanno cominciato a creare appunto questi calendari che rappresentavano un mandato dal cielo, era una sorta di modo in cui ogni volta che c'era un nuovo imperatore, questo imperatore voleva un nuovo calendario, perché era come se ci fosse un nuovo mandato dal cielo che gli dava appunto il permesso di governare il paese. Quando l'imperatore Udi, che ha creato la grande rivoluzione la grande riforma dei calendari, ha fatto appunto un calendario che poi è diventato un esempio per tutti quelli che sono venuti dopo, il calendario Taishu. Ogni dinastia quindi poi aveva un nuovo calendario. In alcune dinastie, come quella Sun, attorno al X-XI secolo,
Ogni nuovo imperatore, anche se fosse la stessa dinastia, una volta che arrivava al potere voleva un nuovo sistema di calendario. Quindi ci sono state moltissime riforme appunto di come creare questi calendari nella storia cinese. E poi verso la fine della dinastia Ming, all'inizio del XVII secolo, fine del XVI, anche in quel caso c'è stata una riforma del calendario, c'è stato un dibattito su quale sistema bisognava utilizzare, perché il gesuita Matteo Ricci, che avete già menzionato, aveva portato l'astronomia europea in Cina e quindi c'era il dibattito su che sistema bisognava utilizzare. Matteo Ricci, non soltanto lui, anche John Adams e altri della Germania sono riusciti a convincere l'imperatore ad utilizzare i nuovi metodi occidentali per riformare il calendario. Quindi questa è appunto la storia dei calendari in Cina. Un'altra cosa interessante sull'astronomia è che ovviamente bisogna calcolare e predire i movimenti dei pianeti. In Cina abbiamo una sorta di astronomia matematica, proprio come era ad esempio ai tempi dei greci, solo l'approccio è un po' diverso. I greci utilizzavano delle modalità geometriche, utilizzavano appunto differenziali, dei cerchi. Questo era un modo appunto per approcciarsi alla misurazione, ma invece i cinesi utilizzavano l'algebra, quindi i movimenti dei pianeti era un po' come se fosse una sorta di funzione. Quindi quando un determinato pianeta arriva a un certo punto, poi riprende a spostarsi, si utilizzava l'algebra per capire appunto i movimenti dei vari corpi celesti. Alla fine però sono arrivati sia i greci che i cinesi allo stesso livello di precisione, già all'inizio del XI secolo. Anche senza utilizzare l'approccio geometrico, ma utilizzando un approccio più numerico. E poi l'ultima cosa che volevo dire sull'astronomia: c'è sempre stato uno scambio di comunicazione tra Est e Ovest, già ben prima di Marco Polo. Abbiamo avuto influenza ad esempio dall'India con l'arrivo dei buddhisti. Ovviamente l'India è stata a sua volta influenzata dai greci nel XIII secolo. Genghis Khan ha anche visto astronomi arrivare dal mondo islamico. E anche in Cina ci sono stati astronomi che arrivavano dall'Occidente. Qua siamo verso la fine del XIII secolo, è stato creato uno strumento per riuscire a osservare le varie aree ed è stato semplificato questo strumento, che è diventato molto più simile a quello che oggi utilizziamo per i telescopi. Non ci sono più tutti questi anelli e questo è esattamente stato il modo che hanno utilizzato i cinesi per misurare. Ma poi probabilmente ci sono state anche altre influenze. Tutto questo sì, è davvero interessante. Quindi sì, l'astronomia ci permette davvero di vedere il collegamento tra le varie civiltà.
sì, è davvero chiaro che è difficile capire l'Eurasia come una serie di diverse civiltà separate, ma in realtà ci sono diverse culture che interagiscono continuamente le une con le altre. E quindi non è che sono del tutto indipendenti le une dall'altra. Se risaliamo a migliaia di anni fa, possiamo vedere a quando appunto il buddismo è arrivato in Cina, già ha avuto delle influenze, abbiamo le prime documentazioni. Volevo però fare una domanda. Allora, mi piace che tu abbia parlato dell'astronomia come appunto un mezzo di comunicazione. Allo stesso tempo pensavo che questo sia molto interessante perché sì, si comunicava con il governo, con gli imperatori, ma come questi comunicavano con le persone? Il calendario ha quindi questo modo per organizzare le persone più in basso di loro. Probabilmente sia una cosa molto interessante, ma il fatto che questo sia un problema comune in varie culture, nel XVII, fine XVI secolo, sia le società europee che quelle cinesi avevano a che fare con dei calendari appunto non molto accurati, che avevano problemi non soltanto tra l'elite e le persone, ma proprio il fatto che le elite non riuscivano a gestire le persone che erano sotto di loro. È una sorta di problema euroasiatico comune. Sì, non soltanto l'imperatore, anche per gli individui, come diceva ad esempio gli agricoltori, perché gli agricoltori dovevano seguire appunto le stagioni per il loro lavoro. Quindi a livello individuale era anche un mezzo di comunicazione, aveva una sorta di funzione sociale. Da un punto di vista politico o sociologico, com'è che questo aveva un'influenza sulla vita quotidiana? Magari qualcosa di terribile succedeva e magari si interagiva con un funzionario soltanto una volta ogni 2 o 3 anni, mentre invece appunto questo calendario aveva davvero una funzione quotidiana nel gestire le persone tutti i giorni. Sì, questa è davvero un'immagine affascinante, ma abbiamo già quindi cominciato a farvi vedere che c'è stato un approccio non univoco alla scienza o alla tecnologia, non soltanto occidentale o cinese, ma c'è stato appunto un mix, ci sono state delle influenze. Lo storico britannico Joseph Needham, che ha scritto un'opera sulla storia della scienza in Cina, che è davvero di grande importanza, si è posto una domanda, ovvero perché non c'è stata una rivoluzione scientifica in Cina? Considerando tutto quello di cui abbiamo parlato finora, quindi come si potrebbe ripensare a questa domanda, come si potrebbe riscrivere la storia della scienza in generale? Quindi come si potrebbe utilizzare queste identità interculturali del problema scientifico per riguardare a questa domanda? Sì, è una domanda che di solito viene spesso riformulata. Questo storico e anche diplomatico che ha servito durante la Seconda Guerra Mondiale in Cina ha raccolto diversi lavori sia scientifici che storici e ha cominciato a scrivere un volume davvero completo, quasi un'enciclopedia sulla storia della scienza e della tecnologia in Cina.
Appunto si è posto questa domanda davvero incredibile per il tempo, ovvero perché i cinesi non hanno avuto una rivoluzione scientifica. Molti hanno cercato di rispondervi con risposte magari culturali, ma credo che il modo migliore per riuscire ad affrontare la questione in realtà sia di dire che per rispondere che qualcosa non è successo è quasi impossibile. Non si può dimostrare una cosa negativa, quindi in realtà dobbiamo guardare perché qualcosa è successo. E quindi in questo caso la rivoluzione scientifica in Europa, che invece è successa. Molte persone nel pubblico magari già sanno che cosa è successo in Europa nel XVII secolo, che l'ha reso appunto il centro per questo sistema di conoscenza che non ha fatto che aumentare. Alcuni pensano ad esempio al pragmatismo, che potrebbe essere stato uno dei motivi per cui le cose sono andate in modo diverso. Gli europei hanno un pensiero più astratto e magari questo è il motivo per cui c'è stato uno sviluppo del pensiero scientifico in modo diverso, magari appunto a causa dell'influenza greca in Europa. Ma allo stesso tempo dobbiamo dire che la rivoluzione scientifica europea è stata molto empirica, non tanto pragmatica e anche elitaria, mentre invece appunto i cinesi si concentrano sul pragmatismo, sull'utilizzo più pratico, e questo però poi alla fine non è così diverso. Recentemente, studiosi hanno detto che dovremmo guardare, ad esempio, a una sorta di divergenza. Uno studioso appunto dice che è soltanto all'inizio del XIX secolo che abbiamo cominciato a vedere questa divergenza tra le due culture. La Cina non è poi così in ritardo nel ricevere le ultime conoscenze scientifiche, tantomeno nell'adottarle. Sì, se facciamo l'esempio del telescopio di Galileo, oppure anche guardare alla Luna. Alla fine tutto c'è poi arrivato con solo pochi anni di ritardo. In Cina però non ha avuto poi un effetto così incredibile. Non so bene perché in realtà. Forse per al modo diverso in cui abbiamo sempre guardato alla cosmologia, quando si guarda al cielo, quindi quello che c'è oltre la Luna, potrebbe essere qualcosa di corruttibile. Quindi se noi vediamo che ci sono delle cose nel cielo, guardando appunto il telescopio, sicuramente è stato un grande shock per la mentalità intellettuale europea, ma per i cinesi non c'era poi così tanta differenza tra quello che c'era in cielo e quello che c'è sulla Terra. La fisica che seguono è la stessa, lo yin e lo yang, quindi non è stata una vera e propria scossone nelle idee filosofiche, nelle opinioni del tempo. Semplicemente i cinesi hanno potuto accettare questa cosa. Ok, va bene, si possono trovare delle cose nel cielo che riusciamo a vedere adesso grazie al telescopio. Un'altra cosa che volevo dire è che molti storici di recente, guardando appunto alla rivoluzione scientifica e industriale, si sono concentrati sulla matematizzazione della società, appunto sempre più calcoli fisici, matematici, meccanici, che sono poi finiti anche negli strati più artigianali della popolazione nel XVIII secolo.
Questo è sicuramente qualcosa di completamente diverso dalla Cina, dove magari non si fanno così tanti calcoli astratti tra, ad esempio, le classi più artigianali. Siete d'accordo? Beh, dunque. Come detto, i cinesi hanno un modello matematico dell'universo, quindi si utilizzano molto i numeri. Quando Einstein ha parlato appunto della matematica, della logica nelle sue teorie, poi abbiamo avuto il metodo galileano di fare le cose attraverso esperimenti. Non è che questo è qualcosa che manca in Cina. Il modo in cui si crea un'ipotesi numerica e come la si utilizza per predire le eclipsi, le congiunzioni dei pianeti e tutti questi fenomeni, alla fine erano davvero molto precisi, forse anche più precisi di quelli europei nell'undicesimo secolo. Quindi soltanto dopo Keplero che l'Europa è riuscita ad andare più avanti in termini di astronomia matematica. Quindi non direi che dal punto di vista matematico in Cina ci siamo a un livello più basso. In realtà è semplicemente l'approccio che è diverso. Sì, è quello che stavo cercando di dire, in realtà, che a un livello più alto probabilmente abbiamo una abilità matematica alla pari, ma invece la formazione a livello matematico si è spostato nella classe artigianale, nella classe operaia, verso la fine del XVIII secolo in posti come l'Inghilterra, ma questo non è successo in altri posti, neanche all'interno dell'Europa. E questo è qualcosa che le persone dicono potrebbe essere una delle differenze fondamentali tra appunto il Regno Unito, quindi l'Europa, e altri paesi. Sì, questo modo di pensare quasi meccanico era ormai penetrato in tutti gli strati della società. Sì, con queste interazioni tra i diversi livelli della società, magari potremmo dire in generale che la scienza in realtà è una sorta di forza che collega. E se quindi questa forza, questo elemento che rappresenta un collegamento, anzi un elemento unificante, allora lo possiamo utilizzare per unire le culture. Possiamo vedere appunto figure storiche come Matteo Ricci con questa prospettiva, oppure dovremmo guardarle in modo diverso, tutti questi elementi di connessioni. Sì, 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 detto così, proprio giusto, ovvero la scienza è un elemento che collega le civiltà. Nel tempo abbiamo sempre avuto degli scambi tra la Cina e addirittura l'impero romano, con ad esempio la Via della Seta, abbiamo avuto monete che sono arrivate dall'impero romano. E poi durante il Medioevo sono arrivate anche è arrivata la cultura islamica, vari strumenti che venivano utilizzati in Europa. Penso che la scienza moderna, senza questo mix, questa comunicazione tra le varie culture, addirittura arrivate dalla tradizione babilonese, greca, oppure quelle indiane del Medio Oriente, questo è appunto quello che ha permesso di arrivare alla scienza moderna. Sì, la scienza moderna si può dire che è nata in Europa, ma non è qualcosa di prettamente europeo, perché tutte le civiltà, tutte le culture hanno contribuito a questa scienza.
E riconoscerlo è molto importante, non è una questione di ideologia. Appunto, la scienza è sicuramente una forza che collega le varie civiltà, dato che la scienza non appartiene a una civiltà sola di per sé, quindi non soltanto europea, ma evoluta a livello globale. Deve essere compresa in un contesto globale, qualcosa che unisce le persone, le società, e quindi appunto ha una forza che collega le società, le persone, che incoraggia la collaborazione. Anche nel XVII e XVIII secolo, quando la scienza occidentale è stata trasmessa in Cina, non è che i cinesi l'hanno accettata in modo passivo, erano già coinvolti nella scienza moderna. I francesi hanno mandato molti matematici in Cina per fare delle misurazioni geologiche, ma in Europa a un certo punto c'è stata una controversia sul fatto che la Terra fosse davvero tonda oppure fosse un pochino più ovaleggiante. Ci sono stati appunto dei dibattiti su questa cosa, e le misurazioni che sono state fatte sono riuscite, le misurazioni fatte dai cinesi in parte hanno anche aiutato a capire come in realtà fosse la dimensione della Terra, e hanno aiutato a risolvere questo dibattito. Quindi, come detto, la scienza in Cina ha comunque contribuito allo sviluppo della scienza moderna anche in Europa. Vorremmo però concludere con una sorta di nota positiva, ovvero che la scienza è in grado di creare dei collegamenti tra le persone, ma la scienza, come è stata concepita dai filosofi, anche da chi si occupa di tecnologia negli ultimi anni, è una società, è una cultura, è un qualcosa che non può essere separato dalla società. Ecco perché non possiamo definirla come qualcosa di negativo o positivo, qualcosa che può essere utilizzato per collegare le persone, ma ci possono essere comunque delle contestazioni, ci possono essere delle lotte. Questo penso che sarà sempre così, ma il nostro lavoro è anche capire che, dato che la scienza cambia, dobbiamo riuscire a dargli un significato migliore, un significato appunto di connessione, non di separazione. E quindi vorrei appunto dire che siamo noi che dobbiamo decidere che cosa significano scienza e tecnologia a livello nazionale e internazionale, e questo sicuramente ci darà maggior potere, se anche io sono d'accordo con questa idea. Per centinaia di anni la scienza e la tecnologia hanno avuto un ruolo importante nel collegare le culture e le civiltà, quindi perché oggi dovremmo invece parlare del contrario? Non si può smettere di cooperare, dovremmo invece parlare di come creare migliori collegamenti per collegare anche l'umanità. Quindi sì, dovremmo utilizzare questo approccio positivo per pensare al futuro della scienza e della tecnologia. Dovremmo pensare proprio a questo quando invece pensiamo al progresso della scienza e della tecnologia. Sì, io direi che la scienza non è la stessa cosa del progresso. Il progresso è una sorta di narrativa che
che noi imponiamo su una serie di eventi che accadono. Scienza e tecnologia di per sé non hanno un valore, non hanno una valenza morale, siamo noi che ne applichiamo, che vi applichiamo un valore morale, quindi se abbiamo un progresso oppure no è una decisione che viene presa a livello di società. Questa è la mia prospettiva. Quindi posso predire il futuro? No, ovviamente no. È mio compito come persona che cerca di avere buone morali di contribuire a creare un futuro migliore. Beh sì, quello di sicuro. Dobbiamo cercare di avere questo progresso in cui le persone credevano. Sì. Dovremmo ripensare a questa nozione di progresso, agli aspetti meccanici della natura, perché alla fine i cinesi pensano che un'esistenza armoniosa tra la natura e gli esseri umani sia la cosa migliore. Questo approccio olistico, questa unità organica tra l'umanità e il cielo, penso debba comunque essere considerata quando pensiamo al futuro. Abbiamo sì questo progresso, questa modernità, tutto è collegato in questo modo a questa visione meccanica, meccanistica, ma dobbiamo capire se è qualcosa di sostenibile, è davvero positivo per l'umanità, per la felicità dell'umanità. Quando quindi facciamo scienza, dobbiamo ricordare appunto la saggezza dell'armonia tra la natura e gli esseri umani che è alla base della cultura cinese. Grazie John, grazie Xiaohun. Mi sa che siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione, quindi vorrei appunto fare una breve conclusione. Abbiamo appunto fatto questo dialogo, abbiamo raggiunto una sorta di unità organica. Abbiamo parlato di qualcosa che è già cominciato molto molto tempo fa con Marco Polo e Ricci. Vorrei quindi lasciare adesso tempo alle domande al pubblico italiano e grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie mille a voi. Abbiamo appunto ancora un po' di tempo. Vedo già che c'è una domanda. Va bene. Thank you for this. Grazie per la vostra presentazione. Sì, ci sono moltissimi esempi di cooperazione nel XVIII secolo, anche prima. Ma oggi abbiamo in realtà degli esempi, al contrario, che non si tratta di una cooperazione, ma più una sorta di protezione o sviluppo asimmetrico. E vorrei appunto spiegarvi un attimo che cosa intendo. Per quanto riguarda la protezione, negli Stati Uniti hanno bloccato delle cose per livello di sicurezza nazionale oppure anche per motivi politici. E poi abbiamo anche delle tecnologie che sono in un certo senso bloccate, vengono sviluppate in alcuni paesi e non in altri, e questo non permette quindi di creare una cooperazione. E quindi come fare a risolvere questa questione tra cooperazione e dominio, e qual è invece la posizione della Cina in questo scenario?
Beh, ed è una domanda davvero lunga. Non è che posso parlare della politica cinese, ma ho studiato sia in Europa che negli Stati Uniti. Sono stato ad Amsterdam, sono stato a Roma. Ovviamente dovremmo cooperare, dovremmo avere uno scambio reciproco, perché questo è quello che è positivo per l'umanità. A volte però a causa di motivi geopolitici o ideologici queste cose appunto succedono, c'è questa approccio competitivo, ci sono dei conflitti. Ma credo che questo sia qualcosa che sia a breve termine, perché a lungo termine in realtà siamo su questo pianeta da tantissimo tempo, abbiamo visto dei collegamenti, abbiamo visto ad esempio delle piante che sono arrivate in Cina dal Medio Oriente molto molto tempo fa. Ovviamente invenzioni che sono arrivate in Cina sono state molto utili, hanno contribuito alla formazione poi della civiltà in Europa. A lungo termine, in quanto studiosi, in quanto studenti, dovremmo contribuire a fare in modo che le persone siano più unite le une con le altre. Non per forza dobbiamo arrivare a una globalizzazione. Quello che intendo è riuscire a collegare le persone, mantenere le relazioni gli uni con gli altri, quindi cooperazione per il futuro e non una lotta per il futuro. Sì, penso che dovremmo preferire appunto la cooperazione, ma allo stesso tempo non dovremmo essere troppo ingenui. In quanto storici, questo tipo di situazioni non cooperative o concorrenziali sono sempre esistite. Se vogliamo pensare a come la scienza e la tecnologia sono sviluppate nel XVI secolo in Italia, sappiamo ad esempio che in realtà fare la guerra era una delle cose più importanti. E si finanziavano ad esempio i matematici, perché questi sarebbero stati in grado di migliorare le armi. Il telescopio di Galileo all'inizio non era pensato per riuscire ad osservare la Luna e le stelle, ma per vedere i nemici che arrivavano da lontano verso Venezia. Questo non significa che non ci dobbiamo preoccupare di questa situazione, dovremmo, ma preoccuparsi a livello di scienze e tecnologia forse non è così utile come in realtà dovrebbe essere a livello politico. La scienza e la politica sì, fanno parte in un certo senso dello stesso spettro, ma non sono esattamente la stessa cosa. Sì, solo una domanda per Alberto, visto che in quanto moderatore in realtà non ha ricevuto alcune domande. Come detto, mi interessa molto quello che Alberto insegna a Xinguan, visto che insegna appunto greco antico. Avete parlato molto di scienza, conoscenza in quanto vettore davvero importante di comunicazione e scambio tra diverse civiltà. Quindi come va insegnare greco in una delle università più importanti in Cina? Davvero questa decisione dell'università di insegnare greco antico, perché in Italia in realtà ci sono persone addirittura che stanno dicendo che non servirebbe più nemmeno studiarlo.
Com'è quindi questa esperienza in Cina? Beh, è davvero un'esperienza non da poco, perché la lingua cinese si basa su una sintassi, mentre invece quella greca sulla morfologia. Quindi sto davvero passando un sacco di tempo nel cercare di far capire agli studenti che devono ragionare in base alla morfologia della lingua. A livello più generale, comunque l'Università di Tsinghua e anche altre istituzioni accademiche sono molto interessate nel sapere di più sulla civiltà europea, per cui sanno che il greco è la lingua di base che ha permesso lo sviluppo scientifico e filosofico in Europa. Ecco perché alcuni davvero vogliono imparare questa lingua per riuscire poi a studiare le basi di questo sviluppo. Ecco perché ho la possibilità di insegnare greco. Sì, 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 le persone sono davvero interessate nella scienza degli antichi greci. Proprio poco fa ho visto un'immagine sulla scrivania di Alberto, e anch'io, appunto, avendo studiato astronomia, mi sono interessato di come tutto era cominciato in Grecia. Io ho questa immagine su un lavoro che è stato scritto in greco antico, proprio sulla nascita dell'astronomia. Ancora una domanda dal pubblico, grazie per questa conversazione davvero interessante. Ho una domanda sul ruolo delle università in questo panorama che avete appunto così descritto, ovvero vi sono la scienza dovrebbe essere un collegamento, ma il tutto è anche molto influenzato da potere politico e da interessi nazionali. Se dovessimo condurre una ricerca sulle proprietà fisiche dei semiconduttori, che è un ambito di ricerca davvero importante al giorno d'oggi, sì, il fatto che le persone siano interessate ad altre culture è davvero incredibile, così come gli studenti cinesi siano interessati in greco antico. Ma qual è il ruolo delle università? Perché le università si trovano in una posizione molto delicata tra questo ruolo di appunto connessione e anche le influenze politiche, e probabilmente abbiamo delle esperienze diverse tra Europa e Cina. Vorrei sapere quali sono appunto queste differenze e il ruolo delle università. Allora, le università qua sicuramente hanno un ruolo molto importante in quanto forza di collegamento. Sicuramente ci sono dei limiti strutturali che hanno a che fare anche col modo in cui la società si è organizzata, ma penso che questo valga un po' in tutto il mondo. Ci sono delle peculiarità qua in Cina che esistono oggi, ma sono da sempre esistite. Ma probabilmente non sono così diverse da altri posti. Sicuramente le università statunitensi sono ben diverse da quelle cinesi e da quelle italiane, ma hanno comunque un ruolo simile all'interno della società. Quindi appunto essere un nodo di collegamento, mi sa che non posso andare oltre con la mia risposta. Sì, forse posso aggiungere qualcosa. La filosofia della scienza, la storia della scienza, queste discipline non si concentrano soltanto sullo scoprire l'evoluzione o come un particolare campo della scienza si è sviluppato.
In realtà ci si concentra sugli elementi di dibattito, come alcune tipi di scoperte sono nate grazie anche a delle lotte e delle opposizioni. A volte non c'è una cooperazione tra due parti, ma nonostante questo, all'interno dell'università in quanto istituzione, si può arrivare a una soluzione grazie appunto alla natura del dibattito che la scienza può alimentare, sia tra professori e studenti, tra gli studenti stessi. Ovviamente questa sorta di lotta, dibattito, fa parte della natura umana, come ci insegnano i greci, ma non voglio essere neanche troppo ingenuo. Penso che per me sia un po' difficile rispondere, perché sicuramente ci sono delle influenze politiche anche sulla scienza, ma al momento le università sono diventate in Cina molto più internazionali, ci sono studenti stranieri, professori stranieri, quindi se c'è qualche conflitto, qualche controversia, non dovrebbe essere una controversia sulla scienza, ma invece dovrebbe essere a livello politico-ideologico. E noi, in quanto studiosi, storici della scienza, dovremmo invece non essere poi così disturbati da questo tipo di politico, dovremmo in realtà concentrarci sul nostro futuro comune, sul nostro obiettivo comune, perché alla fine è quello che conta. Grazie mille, purtroppo siamo giunti alla fine della nostra sessione, ma vorrei invitarvi poi per l'edizione del 2024, magari riuscirete a venire a Torino di persona, quindi vi aspettiamo la prossima volta. Grazie mille, professor Xun, professor Bardi, professor Alekna. Grazie mille e arrivederci. Alle 11:30, cioè alle 10:30, scusate, 10:30 in aula 7 c'è una sorta di continuazione. Oggi abbiamo guardato alla storia della scienza, domani un incontro che si chiama La Cina domani, tecnologia e società, con Lucia Pasqualini, che è appena tornata da Canton, dove è stata console generale d'Italia. Vi aspettiamo, grazie.